Ecco qui collegato il tutto, prendiamo l'app, facciamo un'accensione da qua, si accende il LED verde, ok, facciamo uno spegnimento, si è spento il LED verde, perfetto, accendo, proviamo adesso l'alto livello vasca, andiamo a premere l'alto livello, nel frattempo andiamo a vedere il LED giallo, ok, è diventato giallo, è arrivata la notifica. E si è acceso l'input di alto livello, che è quello sopra. Ripristino la vasca e riparte. Perfetto. Richiudiamo il tutto. Eccoci finalmente al test finale. Il mini deumidificatore è chiuso. Accendiamolo dall'app. Partito. Se io cambio il valore di umidità, stessa roba. Si spegne. C'è un tempo di ritardo che è impostato e poi partirà. Ecco, è partito. Ho dovuto fare delle modifiche, ho dovuto invertire l'RX col TX, che adesso ti faccio vedere sullo schema, perché bloccava ogni tanto la partenza. Poi ho messo anche le resistenze di pull up, andiamo a vederla sullo schema. Questo è lo schema definitivo. Ho aggiunto lo stadio di alimentazione che prende tramite un diodo il 12 volt e uno zener che crea una caduta di 5,6 volt perché questo HT7333 accetta massimo di 12 volt in ingresso, quindi non vorrei che essendo al limite potrebbe danneggiarsi. Inoltre questa caduta di tensione fa sì che il calore dissipato venga suddiviso tra lo zener e il regolatore. Condensatori di filtro prima e dopo. La modifica che ti ho accennato che ho fatto è che ho invertito questo segnale con questo, perché succedeva che il pin TX, se tenuto a massa, anche se tramite l'optoisolatore e la resistenza, bloccava l'avvio. Poi ho messo fisse le resistenze di pull up e nel programma ho tolto input pull up. Andiamo a vedere il programma SPOM. Volevo disabilitare questo on press off deumidificatore quando la vasca è piena, perché già lo fa in automatico il deumidificatore, quindi è una cosa inutile. Lo commento, poi riporto a 120 secondi questo qui che l'avevo abbassato per test, tanto è inutile che venga inviato ad home assist, tanto ogni 10 secondi lo stato del sensore. Volevo inoltre disattivare i logger qua aggiungendo qui sotto level 2.non. Trasferiamo il programma viene trasferito tramite wifi wireless, qui viene ricompilato tutto il progetto perché ho disattivato il debugger. Ok, sta trasferendo, i log sono stati disattivati e quindi qui non vedremo più nulla. Qui tra poco dovremo vedere i dati arrivare, li manda adesso ogni 120 secondi. Ecco i dati arrivati, diciamo che siamo arrivati al termine del progetto. È stato un po' lunghino, ma mi piaceva dettagliare un po' le cose che sono state fatte, anche se semplici, ma per molti non lo sono. Questo progetto può essere inserito anche in altri deumidificatori, come ho già accennato, basta adattare gli ingressi e le uscite ed eventualmente modificare il programma. Qui sotto in descrizione trovi questa lavagna, il file YAM del progetto e anche la card, questo YAM qui, che lo puoi vedere e modificare da qua. Editor di configurazione testuale. Questo git lo metto in un file di testo, così volendo lo puoi copiare e incollare. Attenzione ai nomi dei sensori, che tu li avrai diversi. Spero quindi che questo video ti sia stato utile. Ci vediamo, sentiamo al prossimo video. Ciao!